Luca, un po' di delusione? Sì, sicuramente sì, perché abbiamo fatto una partita sottotono. Perché? Tutti gli aspetti. Siamo partiti scarichi, non sappiamo anche noi il perché, ce lo stiamo chiedendo. E sicuramente è stata una partita dove potevamo fare tutti qualcosa in più. Come è andata almeno i tuoi 90 minuti? No, personalmente adesso mi sento un po' meglio. I primi 65 minuti stavo bene, poi un po' sulle gambe l'ho sentito, però personalmente sono contento di aver fatto più minuti. Pescare in campionato però deve avere l'atteggiamento giusto, può essere anche questa, diciamo, una battuta d'arresto utile per non ripetere un errore e un eventuale calo di tensione come c'è stato con il Monterosi in campionato? Adesso spero che è un colpo d'arresto che comunque ci fa svegliare, far capire che comunque tutte le partite sono difficili, in questo campionato non ci sono partite facili, quindi adesso arriva la Gelbison e dobbiamo riscattare subito questo risultato negativo. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo perché si parlava di mercato con Massimo da studio, se magari ora che stai bene punti alla Serie B per gennaio, se vuoi concludere la stagione a Pescara. No, adesso penso stare a Pescara, sono a Pescara, un altro anno di contratto, mi voglio rimettere bene al 100% e dare una mano alla Pescara, poi quello che verrà si vedrà.